Papa Francesco, il nostro grande Papa Francesco, che a Verona abbraccia un palestinese e un israeliano. Sì, Papa Francesco vuole la pace, vuole la pace Papa Francesco, non vuole la guerra tra palestinesi e israeliani, specialmente in questo preciso momento storico che vede Israele aggredito l'8 ottobre scorso, Israele aggredito, reagire duramente nella striscia di Gaza. Sì, Papa Francesco vuole bene a tutti, vuole la pace, vuole la pace. Però Papa Francesco lo sa, da che mondo è mondo c'è sempre stata la guerra. Prima del cristianesimo c'era la guerra, con il cristianesimo c'è la guerra. Papa Francesco, non ci sono state pure le guerre di religione. Papa Francesco, ci sono le tre grandi divinità monoteistiche, no? C'è il potente Dio ebraico, Yahweh. Poi ci sono i due figli, i figlioli del Dio Yahweh, il Dio cristiano e il Dio islamico. Ci sono le guerre di religione, ci sono le guerre di religione, ci sono. Per vero Papa Francesco, chi è più potente? Il Dio cristiano o il Dio islamico? E poi Papa Francesco, è vero, è brutto quello che sta avvenendo ad Hamas, quello che sta avvenendo a Gaza. Io l'ho sempre detto che è una cosa brutta ciò che sta avvenendo nella striscia di Gaza, dove gli israeliani spingono sempre più a sud i palestinesi. E adesso i palestinesi, se la situazione continua, dovranno andare, che so, in Egitto. 2 milioni di palestinesi in Egitto, in Giordania, in Arabia Saudita. Eppure gli arabi non li vogliono i palestinesi, Papa Francesco, diciamo per quale motivo l'Egitto non vuole ospitare l'Egitto, cioè c'è il deserto del Sinai, c'è il Sinai, è disabitato, i palestinesi potrebbero scendere, spinti dall'esercito israeliano, potrebbero andare nel deserto del Sinai, oppure in qualche altra località dell'Egitto, o tornare in Giordania, o andare in Arabia Saudita. No, non li vogliono. Ma perché gli arabi non li vogliono i palestinesi? Poi, circa i palestinesi, che Dio li benedica i palestinesi. Papa Francesco, ricordiamoci che quando qua in Europa, nell'Europa cristiana, era in corso la Shoah, Papa Francesco, quanto qua nell'Europa cristiana era in corso la Shoah. Dire Shoah vuol dire 6 o 7 milioni di ebrei europei mandati nei lager, poi nelle camere a gas e poi su nei forni crematori. Beh, mentre qua nell'Europa cristiana era in corso la Shoah, 1940-1945, i palestinesi stavano dalla parte di Hitler. E ancora non era nato lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele nasce dopo la Shoah. Lo Stato di Israele nasce nel 1948, Papa Francesco. Volemose bene, ma i palestinesi, mentre era in corso la Shoah nell'Europa cristiana, i palestinesi stavano dalla parte di Hitler. Cioè, i palestinesi stavano dalla parte del nazismo, che li gasava, gli ebrei li gasava. E la Shoah è dell'altro ieri, è Papa Francesco.
mica è di 1000-2000 anni fa, La Shoah è dell'altro ieri, 1940-1945. In Europa ci sono ancora degli ebrei che sono sopravvissuti alla Shoah, In Italia, tanto per fare un nome, abbiamo la senatrice Liliana Segre. E Papa Francesco, è facile dire volemose bene. Ma come che dice il proverbio popolare? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però in tutte le librerie, le migliori librerie italiane, si trova questo romanzo storico di Serafino Massoni, Il Tribuno Egizio. Ok, Papa Francesco, ok, è tanto bello. Volemose bene.